È indubbiamente la più grande scoperta di sarcofagi egizi degli ultimi 100 anni. In Egitto, nel sito archeologico di Luxor, sono state infatti ritrovate 30 tombe in legno contenenti altrettante mummie. L'annuncio ufficiale è arrivato dal ministro egiziano per le antichità. Le 30 tombe sono state ritrovate in una stanza segreta. Presente in Egitto anche l'aretino Luca Domini, ospite della missione francese del dottor Claude Trunet dell'Università di Strasburgo, che da anni lavora in Egitto a poche decine di metri dal sito della strabiliante scoperta. La missione egiziana ha dunque portato al ritrovamento delle bare che avrebbero circa 3.000 anni e che per fortuna sarebbero ben conservate e colorate, un fattore quasi eccezionale che apre adesso a moltissimi scenari. Al loro interno sono conservati i resti mummificati di uomini, donne e due bambini. La loro appartenenza sociale sarebbe la classe media. Le ricerche nel sito adesso proseguiranno anche dopo questa scoperta. I sarcofagi invece saranno sottoposti a restauro prima di essere trasportati al Gran Museo Egizio del Cairo, dove saranno messi in mostra in una sala speciale.